via con l'ultimo quarto qui al Palazzetto dello Sport di Civitanova Marche, alta e via del tirassegno. Ultimo quarto per queste due brillantissime squadre, FEBA Civitanova Marche che sta disputando in maglia bianca contro la Aurora Basket Jesi in maglia arancione. 47 la squadra locale contro i 38 degli ospiti. Ricordiamo che questa partita è inerente al campionato Under 14 Elite, girone unico, Regione Marche, alla lunetta numero 15, due tiri per lui, per Olivieri, primo tiro non è andato a segno. Secondo neanche, 2 su 2 sbagliato. Jacquet, Mosca a Gigli, non si intendono i due compagni, palla fuori alla rimessa di Nonà. Di Nonà per Cognigni di Matteo cerca il 31 Rogante che commette frazioni di passi. Attacco la squadra jessina con il numero 10 Jacquet, riconquistano la palla i ragazzi di casa. Olivieri al numero 14 con Gigni che prova, non c'è canestro, recupera subito il 31 Rogante. Di Matteo cerca Ninonà cerca Cognigni al Olivieri che realizza. 49 a 38. Vi ricordiamo che la partita precedente la FEBA Civitanova Marche ha affrontato il Pesaro e ha perso con 30 punti di scarto, mentre per il Fabriano l'Aurora Basket Jesi batte il Fabriano per 108 a 34. Queste sono le partite della scorsa settimana. Undici punti tra le due squadre, 51 FEBA, 40 Aurora. Prova il tiro Jacquet, non realizza. Cambio per i bianchi, entra Rapagnani.
mentre Jacquet andrà ai suoi due tiri liberi. Primo tiro sbagliato. Secondo tiro realizzato, 1-2, e siamo a 7 minuti e 31 secondi alla fine di questo ultimo quarto, con 51 per la squadra della FEBA contro il 41 della squadra Aurora. Numero 9 prova Gigli da 3, non realizza, riconquista subito Tarantelli. Serie di finte da parte di Tarantelli, cerca il suo compagno Jacquet. Subisce di nuovo fallo Jacquet, quindi andrà di nuovo ai tiri liberi. Due tiri per lui a disposizione. Primo tiro sbagliato. Secondo realizzato. Vediamo il punteggio, 51-42. Jacquet riconquista la palla. Tarantelli poi a Maggini. Maggini si batte contro Rapagnani e quindi andrà alla rimessa Nino Nago, il numero 24. Rogante. Mette fallo il numero 8, quindi Rogante andrà alla rimessa. No, andrà il numero 24, Nino Nago, alla rimessa. 16 Rapagnani, poi c'è una serie di passaggi ma purtroppo non si intendono i ragazzi. La rimessa numero 8 Tarantelli, 6 minuti e 20 secondi ancora tutti da giocare per questo ultimo quarto. 51 FEBA, 42 Aurora. Palla in possesso alle maglie arancioni con il numero 9 Gigli, che prova il passaggio a Jacquet, che purtroppo perdono palla e andrà la rimessa sempre loro gli arancioni con il numero 5 Maggini. Gini subisce il fallo durante il tiro, mi sembra da parte numero 16 Rapagnani. Cambio per l'Aurora, esce il numero 9, entra il numero 6 Ambrosino, mentre per il maglia bianca poi vediamo il numero. Primo tiro sbagliato per il numero 15 Vico. Realizza il secondo. Per la maglia bianca è entrato Smerilli di Civitanova. Numero 14 prova, sbaglia Conigli sotto canestro, non c'è canestro per lui. 51-43 a favore dei locali. Siamo a 5 minuti e 30 secondi al termine di questo ultimo quarto qui al Palazzetto dello Sport di Civitanova. Alta via del tirassegno. Under 14 Elite, campionato Regione Marche, girone unico, chiesto
minuti di sospensione, andiamo al tabellone. Allora, per scusate, c'è stato un po' di impappinamento. Allora, per la FEBA 51 punti contro i 43 dell'Aurora Basket Jesi. Sono 6 falli messi da parte della squadra locale contro i 3 della squadra ospite, e mancano per chiudere questa partita 5 minuti e 27 secondi. Quindi ancora una partita tutta da giocare. Punti di distacco non sono molti, i minuti sono tanti, quindi una partita ancora speranza per la squadra ospite. Qui abbiamo Graziosi Diego, ex giocatore della Sagrada Basket Porto Potenza Picena. Quest'anno la Sagrada Basket Under 17 di Porto Potenza Picena gioca con il nome Pallacanestro Recanati. 7 partite disputate, 7 vittorie consecutive per la Pallacanestro Recanati. E prossima partita ore 19 al Pala Principi di Porto Potenza Picena, dove la Pallacanestro Recanati affronterà il Monte Granaro, quindi sarà una stupenda partita. Poi, mentre venerdì si volerà a Pesaro, dove la Pallacanestro Recanati affronterà la squadra pesarese. Quindi poi per loro si concluderà il girone di andata. Attacco da parte di Magini, che perde la palla. Ragazzi in maglia bianca sotto il canestro. Sotto il canestro avversario. Pressione di passi da parte del 16, sembra. Recuperano ancora i ragazzi della FEBA. E realizza subito Smerilli con 2 punti. Ottima l'impresa di Magini, però non riesce a concretizzare. Passaggio a Ambrosino Mosca, di nuovo Magini, ma non c'è canestro per lui, ma comunque riesce a guadagnarsi 2 tiri liberi. Cambio da parte di entrambe le squadre. Entra il numero 13 per Di Matteo per la squadra in maglia bianca, mentre per la squadra in maglia arancione il numero 14 Tombolini. Magini, primo tiro libero per lui, non realizza. Ultimo tiro a disposizione, non realizza neanche quest'ultimo. Prendono la palla i ragazzi di Coach Cardinali. Attacco subito del Jesi con il numero di Giacchei, che cerca una girata su se stesso per mettere la palla in canestro, non ci riesce. Recupera la palla il numero 5, e bravo il numero 5 Mosca, che realizza 2 punti. Bella impresa. Ripartono i ragazzi in maglia bianca FEBA per la rimessa di Nonà. Ottimo l'anticipo di Giacche, bravissimo, e realizza altri 2 punti.
chiesto subito un minuto. Partita ancora in bilico per entrambe le squadre, 55-47. Bellissimo quest'ultimo quarto qui al palazzetto di Cittanova Alta, ottima l'impresa anche dalla parte della squadra ospite, che effettivamente stava sotto di parecchi punti e hanno recuperato una brillante partita. In questo momento qui è tutta da giocarsela questa partita. Tre minuti e 22 secondi al termine. Cade il minuto, si riparte sempre con Nino Na. Nino Na per il numero 13, di nuovo Nino Na vede smarcato il 15, che subito lo passa per il numero 48, Smerilli. Smerilli preferisce Nino Na. Nino Na di Matteo. Di Matteo prova, non realizza, però riconquistano la palla, invece poi la perde perché la riconquista il numero 8, arancione Tarantelli, porta palla Giacchè, lungo tiro da parte del numero 5 Mosca, sbaglia, ragazzi in maglia bianca. Si va ai tiri liberi con il numero 10, mi sembra, Giacchè. Primo tiro realizzato. Secondo tiro realizzato, ancora terrore per la Feba, anche se si trova alcuni punti avanti. Ora 2 minuti e mezzo di gioco. Conquistano la palla gli arancioni. Rimessa per loro con il numero 8 Tarantelli. Terrore per la Feba in questi ultimi minuti di gioco con il numero 10, purtroppo. Il tiro è debole per Giacchè, quindi non c'è canestro e si va alla rimessa con Nino Na. Nino Na cerca il 15, ottimo il passaggio. Smerilli. Smerilli cerca Nino Na, Nino Na subito a 14, che subisce un fallo con Gnigni, non c'è canestro comunque. Andrà alla lunetta, molto importanti questi due tiri della lunetta. Primo tiro debole, non c'è neanche il tocco del ferro. Secondo tiro a disposizione, 2 su 2 sbagliati, recupera il numero 10 Giacchè,
Giacchè all'attacco, Mosca, Mosca per Tombolini, Tombolini cerca Tarantelli, Tarantelli serie di passate, serie di finte, ancora cerca Giacchè, devono tirare, altrimenti scavano i secondi, prova il numero 5 a realizzare la 3, Mosca, ma non c'è canestro per lui. 1 minuto e 31 secondi, ancora tutti da giocare. Numero 24, Ninonà, Ninonà cerca il 15, che prova Olivieri, tira, fa canestro e quindi mette a sicuro questa partita, che ormai nessuno può togliere questa vittoria alla FEBA. Ultimo minuto di gioco con il numero 13 che cerca altri di canestrare, Di Matteo, ma subisce anche lui un fallo, quindi andrà alla lunetta. Due serie di cambi, 7-9 per Sgreccia e Gigli per Igliesi. Ormai la partita è al sicuro, partita in cassaforte per la FEBA, che si aggiudica questi due punti in casa. Possiamo dire che la prestazione della squadra ospite, ragazzi di coach Costantini, hanno disputato una bellissima partita, soprattutto questo ultimo quarto, mettendo in difficoltà, in serie difficoltà fino a quest'ultimo minuto la FEBA. Ultimo minuto, 50 secondi al termine, attenzione, si è fatto male un ginocchio Giacchè, vediamo, nulla, no, su un polpaccio, nulla di grave, ok, si è rialzato Giacchè, perfetto, non c'è cambio, quindi nulla di grave, non c'è cambio per Igliesi. Attacco il Magini, ancora tentano di fare altro canestro Iesini con Magini, numero 8 ci ripensa Giacchè, prova a lunga distanza Giacchè, non c'è canestro per Giacchè e infine ecco gli ultimi secondi per la FEBA Civitanova, ma ormai la partita si può dire conclusa con questa bellissima vittoria da parte dei ragazzi coach Cardinali. Con 57 punti la FEBA batte la Aurora Basket Iesi contro i 49. Signore e signori, grazie per averci seguito e buona domenica.